Michele Placido, credo. Edgar Lee Masters, un grande della, il quale mi pare le parole sono molto appropriate. Dice: ho conosciuto il silenzio delle stelle e del mare, il silenzio della città quando si placa, il silenzio fra un uomo ed una vergine, il silenzio per cui soltanto la musica trova linguaggio, o il silenzio dei boschi, prima che sorga il vento di primavera, o il silenzio dei malati quando girano gli occhi per la stanza e chiedo per le cose profonde a che serve il linguaggio. Un animale dei campi geme una o due volte quando la morte coglie uno dei suoi piccoli, ma anche noi siamo senza voce di fronte a certe realtà, anche noi non sappiamo parlare. Per esempio, un ragazzo curioso domanda ad un vecchio soldato seduto davanti a una drogheria: dove hai perduto la gamba? E il vecchio soldato è colpito di silenzio. Poi gli dice: me l'ha mangiata un orso. E il ragazzo si stupisce mentre il vecchio soldato muto rivive come in un sogno il lampo dei fucili, il tuono del cannone, le grida dei colpiti a morte, se stesso disteso al suolo, i ferri, l'ospedale, i lunghi giorni di letto. Ma se sapesse descrivere ogni cosa, questo soldato sarebbe un artista. Già, un artista. Ma se fosse un artista, vi sarebbero ben più profonde ferite che egli non saprebbe descrivere. C'è il silenzio di un grande odio, ma anche il silenzio di un grande amore, o il silenzio di una profonda pace dell'anima, o il silenzio degli dèi che si capiscono così, senza linguaggio, o il silenzio che interviene tra un marito e una moglie, o il silenzio dei falliti, il vasto silenzio che copre le nazioni disfatte, i condottieri vinti, o il silenzio di Lincoln che pensa alla povertà della sua giovinezza, o il silenzio di Napoleone Bonaparte dopo Waterloo, o il silenzio di Giovanna d'Arco che dice tra le fiamme: Gesù, Gesù benedetto. E poi c'è il silenzio dei morti. Noi siamo vivi, ma non sappiamo parlare di profonde esperienze. Ecco perché ci stupiamo che i nostri morti, quei cari morti, non ci parlino della loro morte. Il loro silenzio avrà spiegazione quando li avremo raggiunti. Michele Placido, non si poteva iniziare meglio di così.